Project Manager è un progetto finanziato dall'Associazione Cassa di Risparmio di Biella. Qual è l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo di questa giornata è incentivare il protagonismo giovanile e creare esperienza. Oggi i ragazzi si metteranno all'opera per fare una proposta di sviluppo e promozione territoriale. Sono partiti dall'ascolto di alcune esperienze sul territorio che già esistono e hanno potuto sfatare un po' il mito che a Biella non succedono cose, perché succedono, magari non sempre i linguaggi sono quelli giusti, quelli che voi ragazzi ascoltate e sentite, però l'idea è proprio quella: se noi facciamo il matching tra quello che c'è il vostro ascolto, forse riusciamo a rendervi partecipi di uno sviluppo e di una promozione di un territorio che ha bisogno delle energie dei giovani per diventare e proiettarsi al futuro. Siamo qui con le coordinatrici del progetto. Di che cosa vi occupate? Allora, noi ci occupiamo, lavoriamo in una società che si chiama BASRL di Milano, che si occupa di progettazione culturale e aveva seguito nel 2018-2019 tutto l'iter di candidatura, il dossier di candidatura e poi il riconoscimento di Biella Città Creativa UNESCO. In questa occasione stiamo seguendo un progetto per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell'ambito di Musea La Lavagna, finalizzato e indirizzato ai giovani delle scuole superiori di Biella. Siamo qui per portare gli elementi base della progettazione culturale e per stimolare un po' la creatività dei ragazzi, per ascoltarli, dare voce a loro e a quelle che sono le loro idee per il futuro del territorio. Abbiamo già visto questo progetto, ma con un target differente all'interno del territorio biellese. Che cosa ne è emerso? Sì, grazie. Allora, c'è stato questo laboratorio di coprogettazione che ha curato la Fondazione CRB e ha visto la partecipazione di una trentina di giovani del territorio, dai 18 ai 30. È stata un'esperienza molto impattante perché ha riunito ragazzi e ragazze di ambiti professionali diversi tra loro e tutti insieme ci siamo confrontati, abbiamo dialogato per porre le basi per il futuro del biellese con una voce giovane, e questa è stata un po' la novità.